era così. Sì. A me piace l'aglio, preparo in olio, lo frullo, poi lo metto con l'olio di semi. L'olio di semi perché nel frigorifero l'olio d'oliva si solidifica, quindi invece con... Siete sotto dei frati. Assistente. La sous chef. La sous chef, la mia chef, non la sous chef. La sous chef. Sì, sono mia. Quindi tiriamo le mescole, facciamolo solare... Abbiamo fatto un evento con madre, sempre con Anna, a Catania, a Giarre, e mi sono parlato lei. Poi io mi sono messo a parlare con te, la vignettare, la sola, prendere quel video, ma cosa era facile, il video, visto che lo tutto l'aveva fatto lei. Ma un cucciato l'ha fatto Marta. L'ha fatto Marta. Scusa, ma facciamo lo solare un po' con poco. La grattugia, gliel'abbiamo dato ricordi Marta, che gliel'abbiamo insegnato a tutti. Mettiamo il fumetto di pesce. Il fumetto di pesce poi lo faccio con la cernia. Cernia, dentice, gallinella, pescatrice, non con pesce azzurro, con salmone. Non è tanto buono, è come fare il brodo col maiale, perché non va bene, secondo me quello. Ognuno dice quello che vuole utilizzare. Appena arriva il bollore, mettiamo un cucciato. Il cucciato è bello perché cuoce 3 minuti e prende il risotto. Quindi magari per i cuochi che hanno un tipo ristorante, bisogna aspettare 20 minuti, perché non fare un piatto che cuoce 3 minuti. Quindi risottato significa cuocere prima del brodo. Moltissime paste nostre sono risottate perché secondo me bollirle perde parecchio. Diciamo che è già quasi pronto. Possiamo già andare a mettere il nostro pezzo di pistacchio. L'ho fatto con olio di semi e pistacchio e basta. Questo va a caramellizzare tutto. Posso meglio? Grazie. Quindi è proprio pistacchiosa al massimo. Parlare, non posso silenzio per le anzi. Siamo in grande, siamo in diretta, possiamo dire molti anni, ci stanno seguendo. Già è salato il brodo, quindi si mette pochissimo sale, non siamo per niente. Perché ci siamo. Ma che brava poca. È bravissimo, è bravissimo. Ok, bene così. Spegniamo, manteghiamo con un filo d'olio. Il fatto di saltare, a molti penso che sia come scena, ma invece non incorpora l'aria e quindi si monta. La mettiamo un po' prima, così magari comincia leggermente a cuocere, cruda, condita con un po' di sale e olio. Queste sono le canocchie, la chiamiamo cicala perché si chiama che cicala e anche perché nel campo ci sono le cicale. Questo qua è il buon messo anche la porta di cicala. Cos'è? Pesce crudo, amore. Posso mangiare? No. Che lavoraccio la canocchia però. Come? Che lavoraccio, Passa! La è una cosa che... Abbiamo della bocca di leone, delle begonie, però con l'India, ancora begonia. Ogni fiore ha un sapore. La begonia, c'è la begonia rossa, la begonia gialla e la begonia bianca. C'è la bianca che è molto acidula, mentre la rossa e l'arancione sono più amare. Quindi ogni petalo ha il suo significato. Fiori di fiordaliso, assettati. Poi mettiamo con il pistacchio tostato, così, e la parte bloccata per terra, ci mettiamo con il pistacchio. E il cremoso, il formaggio, con i giuffetti.
un filo d'olio.